Senatore Report. No, guarda, no, sto parlando di Roma. No, no, sì, lo so che sta parlando di Roma, però guarda, io volevo solo sapere. Allora, ci sono domande. Ha tante cose da fare. Allora. No. Senatore, non scappi, non c'è bisogno. Non scappo mai, guarda. Io volevo solo chiedere se continuerà a fare il presidente di Cyberland. Continuerà a fare o no? La prego. Non vuole dirlo. Lei ha tanti impegni politici. Continuerà a fare il presidente di Cyberland o no? Tengo qua, scusi, il microfono. Farà ancora il presidente di Cyberland? Ha tante cose politiche da fare. Continuerà a fare il lobbista? Continuerà a fare il lobbista per la cyber security o no? Allora? No, no, non ha tempo di dirlo. No, tempo per querelarla per la frase che ha detto. Grazie per aver detto. Va bene, però. Il signore che dobbiamo faccia ricordo, però lei quando la querelano utilizza l'immunità parlamentare, no? Quindi non si confronta ad armi pari in tribunale. Non siamo gli unici, del resto, ad essere stati denunciati dal senatore Gasparri. Presidente Meloni, io chiedo a lei, il presidente Gasparri ha chiarito i suoi interessi nelle commesse di Stato in ambito di cybersicurezza e con i servizi segreti di Stati stranieri? Gasparri, ad esempio, ha annunciato querela per questo intervento in aula della senatrice Alessandra Maiorino. Minaccia poi estesa agli altri esponenti del Movimento 5 Stelle che hanno osato parlare del suo incarico in Cyber Realm e anche alla segretaria del PD, Elly Schlein. Che ve ne andiate il prima possibile. Grazie. Che bellezza. Bene, tanto non vi inquadrano, guardate, non vi inquadrano, quindi è sprecato. La reazione che abbiamo avuto è di denunce e querele. Ricordo la collega Maiorino per un intervento in aula, se non sbaglio anche la Pirro, minaccia di querele anche al senatore Licheri. Anche Conti ha ricevuto una denuncia da parte del senatore Gasparri. Voi l'avete percepito un po' come un atteggiamento quasi intimidatorio per zittirvi? Diciamo che la provocazione l'abbiamo data anche in aula stessa, diciamo allora denunciaci tutti. Gasparri agita lo spauracchio della querela contro i suoi avversari politici, ma non risponde delle proprie dichiarazioni, rifugiandosi dietro lo scudo dell'immunità. Negli ultimi anni è finito per ben 5 volte di fronte alla giunta per le elezioni, a cui è necessario chiedere l'autorizzazione per procedere contro un parlamentare. L'ultimo caso è quello di Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, le due cooperanti rapite in Siria nel 2014 e offese da Gasparri al loro ritorno in patria. Il rientro in Italia è stata forse la cosa più scioccante che hanno vissuto, perché Gasparri allora era vicepresidente del Senato e subito dopo il loro rientro su Twitter scrisse che le ragazze avevano avuto rapporti sessuali con i sequestratori e poi chiude il tweet dicendo e noi paghiamo, punto esclamativo. E si sono sentite umiliate, si sono sentite offese nel loro profondo, nella loro identità di donne. Questo è il tweet per cui Gasparri fu querelato nel 2018 dalle due ragazze. Ma l'azione penale non è mai andata avanti. È stata fermata dalla giunta del Senato, la stessa che lo ha salvato anche sul caso CyberRealm, dichiarando la compatibilità della sua carica. Dal 2018 fino al 2023 la giunta non si è mai espressa. E come mai per 5 anni la giunta per le elezioni del Senato non se n'è occupata? Beh, intanto diciamo che questo è un fatto assolutamente anomalo. Ognuno può darsi le spiegazioni che ritiene. Io quello che so è che nel 2018 proprio Gasparri divenne il presidente della giunta. Poi cambia legislatura e finalmente la giunta lo scorso autunno si occupa del caso. Com'è finita? Beh, l'hanno salvato giudicando le sue affermazioni insindacabili, ossia non soggette ad un controllo dei giudici perché espresse nell'esercizio del proprio mandato parlamentare. La Costituzione non ha creato un privilegio per i parlamentari, non ha detto che possono offendere chiunque ovunque si trovino. Ora l'avvocato vuole ricorrere in tribunale, sollevare il conflitto di attribuzione e spingere il tribunale ad accedere e investire la Corte Costituzionale. Era già successo nel 2013 in un contenzioso tra Gasparri proprio e Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Gasparri aveva accusato di passare le vacanze a spese di un mafioso, Travaglio l'aveva querelato e lui si era schermato nuovamente dietro la giunta delle elezioni che aveva offerto l'immunità, l'aveva schermato. Poi però è stata sollevata
stata il conflitto di attribuzione, la questione è finita alla Corte Costituzionale, che ha decretato che Gasparri non poteva schermarsi dietro l'immunità. Quindi poi Gasparri è stato condannato. Ecco, il giudice che ha scritto quella sentenza della Corte Costituzionale si chiamava Sergio Mattarella, e Gasparri è stato costretto poi a pagare tra risarcimento e altro circa 30.000 euro.